Tre donne, tre scrittrici per gioco, per passione e magari, perché no, per professione. Sono le autrici di altrettanti volumi presentati ieri a Silvi Marina nel centro commerciale Universo nell'ambito della manifestazione Weekend del Libro. Andreina Moretti con Il cuore in tasca e i ricordi in valigia, Giovanna Ferri con Gli amori sbagliati e Valeria Aloi con Io cambio le ricette hanno incontrato i lettori e gli appassionati delle pagine di cellulosa presentando i propri lavori. Io amo definirmi una mamma che racconta le storie. E adesso che i ragazzi sono tutti grandi ho cominciato a scrivere. Sono arrivati i primi concorsi per gioco, quasi così per gioco. E ho vinto tantissimi concorsi letterari ed è arrivato il mio primo libro. Poi è seguito il secondo, il terzo, il quarto. E questo è il mio primo libro, Gli amori sbagliati, edito dalla casa editrice Masciulli. È un libro rivolto a tutti quanti, perché chi nella vita non ha vissuto un amore sbagliato? Quindi leggetelo e vi ritroverete fra le righe. È un'esperienza nuova per me, diciamo, sono stata spinta proprio dalla mia amica che, golosa dei miei dolci, mi ha letteralmente, diciamo così, invitata a raccogliere tutte le mie ricette più classiche, che faccio comunque sempre, e le abbiamo pubblicate con la Masciulli Edizioni. In questo libro, oltre a delle ricette molto semplici, troverete anche qualcosa di più particolare e perché no, abbiamo pensato, mentre i biscotti cuociono in forno, perché non leggere un bel racconto, una bella poesia. Sempre nella giornata di ieri ci sono stati gli incontri con altri scrittori. Emanuele Pompili ha presentato Ultimo venne il cocktail, poi per il ciclo Donne scrivono di donne, Simona Veresani con Kelly Bloom, Sara Caramanico con Specchio e Anima e Alessandra Bucci con Oltre. Infine c'è stato l'incontro con Sergio Petraforte, autore de Il verso della direzione. Ma il Weekend del Libro prosegue anche nella giornata odierna e poi domani, domenica, con la presentazione di Voglia di correre di Elio Forcella e Solo sigari quando è festa di Alessio Romano.